L'emozione delle sirene. È stata straordinaria questa esibizione live tua e anche di Jacopo, che saluto e ringrazio. Jacopo, abbiamo visto Piazza Navona, lì suonavi la sera in quei momenti, nel pomeriggio, in quella piazza deserta, piazza che è tornata ad animarsi. Quando ce la rifai un altro concerto lì? Io spero il prima possibile, anche perché io ho suonato in una piazza completamente vuota, ma soprattutto spero in una piazza ovviamente senza correre nessun tipo di pericolo, piena di gente. Ci auguriamo possa essere presto. Grazie, certo. Jacopo, grazie, in bocca mille al lupo per tutto. Ciao. Allora, Desiree, tu sei una grande artista, fai tournée in tutto il mondo, hai cantato con Bocelli, con artisti di grandissima spessore internazionale. E durante proprio quei giorni che abbiamo visto anche in queste immagini, no? Piazza Navona deserta, nei giorni della quarantena, a te la quarantena ti ha accolto a casa tua, per fortuna, che di solito sei in giro per il mondo, sì, ma è successo. Qui in Italia, per fortuna. E c'è qualcosa che ti è accaduto lì e che vuoi dire a tutti. Prego, Desiree, benvenuta sul podio. Oggi sono qui per raccontare la mia storia, non l'avrei mai detto, in realtà è una cosa che tenevo per me, nascosta. Durante il lockdown ho avuto paura, una grande paura. Paura di perdere la voce che per me è veramente tutto, perché non è soltanto il mio strumento di lavoro, se così lo vogliamo chiamare, ma è soprattutto la mia anima, è lo strumento con il quale io esprimo le mie emozioni con il pubblico. E all'improvviso mi sono ritrovata, insomma, senza concerti, senza vita sociale come tutti, no? Senza il contatto con il pubblico, e tutto questo ha creato in me uno shock emotivo. Io sono andata letteralmente in panico, la mia voce, non riuscivo più a gestire la mia voce, era fuori controllo, pensavo una nota, ne usciva un'altra, non sapevo più cosa mi stesse accadendo. Talmente ero disperata che sono andata a fare anche degli esami per accertarmi che le corde vocali non fossero compromesse, ma tutto era perfettamente a posto, e quindi lì ho capito che il mio problema era la mia testa. In realtà io avevo un problema di tipo emotivo, psicologico. Quindi oggi sono qui per, fortunatamente ho recuperato completamente la mia voce, forse anche meglio, però sono qui per fare un appello a tutti voi. Il mio appello è quello di non trascurare la vostra mente, ma soprattutto se avete un problema non fate come ho fatto io, che per molto tempo sono stata in silenzio. Apritevi, parlate, e soprattutto se c'è bisogno chiedete aiuto. Certo, Desiree, è quello che dici, perché poi tantissime persone hanno delle conseguenze, che se ne rendano conto o no di quello che è successo, è stato uno shock per tutti. Purtroppo non è ancora finito, però quei mesi lì sono stati veramente mesi di shock. Anzi, abbiamo, dopo aver sentito questa tua testimonianza, quindi questo aver, tu hai perso parecchie note, avevi perso, poi dopo hai recuperato tutto con la logopedia, no? Sì, esatto, con la logopedia. Abbiamo parlato anche col dottor Tribuzio, che ti ha seguito. Sì, che ringrazio. Ecco, e abbiamo scoperto che tante conseguenze sono ormai certe. Abbiamo anche un cartello su questo. Guardate, anche voi che siete a casa, vi sentite tranquilli rispetto a quello che è successo? Avete elaborato, state elaborando quello che è un trauma per tutti, è stato. Guardate, aumento generalizzato del peso. Questo, vabbè, è magari derivato anche dal fatto di essere stati più fermi, ma l'aumento dei farmaci contro l'ansia, un aumento fortissimo di questi farmaci. Poi altre conseguenze in famiglia, le liti, le discussioni, boom di richieste di divorzio. Questo è successo anche in Cina e purtroppo sta accadendo anche in Italia. I bambini, quelli più sensibili, le maestre in questi giorni, ma anche i pediatri, dicono sono più capricciosi ma più affettuosi, quindi è chiaro che stanno vivendo ancora questo shock che tu hai testimoniato. Io saluto anche Mauro Coruzzi, che è in collegamento, saluto dalla sede RAI di Milano. Manuel, ciao! Perché un po' che sei? Perché il telefonino a mano? Perché sto provando a vedere se la mia voce è scomparsa dal lockdown. No! È rimasta! Questa è una canzone di Morricone, scritta per un film bellissimo, La Califfa, di Alberto Bevilacqua.
dove c'era una canzone cantata da Milva, che la signora sicuramente conoscerà. Questo per dire che tutto lo schema che hai fatto vedere adesso, caro Marco Liorni, sì, t'ho visto con delle mesh o sbaglio? Mesh? Sono ma mesh. Che scherzi? Mesh. Ma quali mesh? C'è delle mesh? Ho capelli bianchi, caro Mauro, purtroppo. Ah, sono i capelli bianchi. Per dire che io sono dimagrito, sì, non ho perso la voce, l'ho guadagnata, anzi, non ho canti. Divorziato perché non sono sposato e quindi, francamente, gli effetti del lockdown sono stati per ciascuno di noi forse differenti da persona a persona. Però sì, sul fatto del peso vorrei precisare che, stando in casa, io ho avuto più tempo per controllare la mia alimentazione. Invece di lasciarmi andare, mi sono trattenuto. Non è un insegnamento, è soltanto uno stile di vita che uno impara nel momento in cui il peso deborda, come è accaduto nel mio caso. Sì, la disciplina. Ma torniamo in studio a Roma, io così posso continuare a cantare la Califa di Morricone. Sì, ok. No, poi ti ho visto cantare sempre in questi giorni, perché poi il canto c'ha anche... Per noi non abbiamo la tua voce, no? Sì. C'è l'effetto contrario, quello anche di liberarti a volte il canto. Sì, è solo che magari prima del lockdown cantavo così, ecco, come dici tu, mi lasciavo andare. Poi in quella fase lì non mi lasciavo più andare. Ecco. Ero contratta, in poche parole. Contratta e hai dovuto fare una terapia. Quindi cantare oppure, come hai fatto tu, abbracci il cagnolino. Esatto. Ognuno ha i suoi modi per superare i momenti tristi. Esatto. Desiree, tu hai un disco in uscita, tra l'altro, sì, un disco, prima abbiamo sentito nell'anteprima una delle canzoni, e io ti auguro grazie, tutto il meglio, sei un'artista straordinaria. Grazie, e quindi grazie per averci onorato, per essere qui. Grazie. Solamente amore si chiama il tuo disco. Sì. Grazie a Desiree Cavalli.